Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ritorniamo dopo tantissimo tempo con un unboxing. Tantissimo tempo perché era appunto da tanto che non acquistavo Collector's Edition o Limited Edition. Essenzialmente fare l'unboxing della Standard Edition non mi andava. Ma oggi, diciamo, giorno abbastanza importante perché ritorna questa serie di video, ma poi perché ho acquistato un titolo che credo possa segnare una sorta di rivoluzione per quanto riguarda i miei gusti sui videogiochi, perché oggi sono qui a presentarvi l'unboxing di Guitar Hero Live. Spero si veda abbastanza bene. Allora, la mia storia con questo gioco è un po' così difficile, devo dire, perché non mi sono mai avvicinato a questo titolo, perché credevo di essere un completo ritardato a giocarci, lo trovavo abbastanza complicato, avendolo provato solo un paio di volte mi trovavo abbastanza a disagio con sta chitarra, non riuscivo a muovere le dita delle mani per giocarci. E quindi diciamo che non ho mai acquistato un gioco di questa serie, ecco, non mi ci sono mai avvicinato perché non mi interessava. Ma con l'uscita di questo titolo, Xander mi ha fatto venire un po' di voglia di riprovare, di riapprocciarmi appunto a questa serie. Quindi cosa ho fatto? Sono andato alla Games Week di Milano e casualmente all'Unieuro l'hanno scontato di una quarantina di euro, una trentina di euro, una quarantina di euro, perché verrebbe 110 euro, io l'ho pagato 70 euro e quindi per questa cifra assolutamente non potevo lasciarmi sfuggire questo titolo, Guitar Hero, appunto, live. Come possiamo vedere, la scatola è molto semplice, ma anche secondo me molto d'impatto, con questo chitarrista, appunto, con davanti il pubblico che esulta. Comunque, un gioco, due modi di giocare. Qua c'è la nuova chitarra, il design della nuova chitarra. Poi qua fa vedere un po' anche quello che c'è all'interno della scatola. Mentre il retro si dovrebbe vedere un gioco, due modi di giocare. Qui fa vedere tutte le parti della chitarra. C'è il nuovo schema a 6 pulsanti che è più facile da approcciare, secondo loro, io spero, e allo stesso tempo più complesso da padroneggiare. Speriamo, vediamo un po', vedremo un po'. Cioè, vabbè, la classica barra della pennata e il grande ritorno della leva del vibrato. Questa leva qui è la pennata. E poi qui c'è la tracklist, ragazzi, con pezzi abbastanza importanti e alcuni che non capisco il perché ci siano, sinceramente. Per esempio, ci sono i Green Day, ci sono i Rolling Stones, gli Arctic Monkeys, i Blink 182, i Queen, i Rise Against, ma poi c'è anche Skrillex, così, Eminem, Katy Perry, e non so perché, sinceramente, ci siano anche questi titoli. Comunque, ci sono anche i Good Charlotte, i The Lumineers, gli Off Monsters and Men anche. The Killers e The Who, ce ne sono tantissime comunque, ragazzi, tantissime. E poi più quelle che ci saranno su Guitar Hero TV, dove se ne potranno prendere anche delle altre. Saranno reperibili altre, appunto, tracklist. Comunque, signori, proverò a portare qualche video su YouTube cercando di manomettere, diciamo, il copyright di YouTube, che ci rompe un po' i coglioni in questi ultimi mesi, cercando di farvi vedere un po' come mi approccio a questo titolo. Comunque, io direi di andare ad aprire la scatola, ragazzi, e vi farò vedere anche cosa c'è all'interno. Allora, ragazzi, dopo aver scartato un po' di roba, all'interno c'è il gioco, ovviamente. Spero voi riusciate a vederlo con sempre questa immagine molto molto interessante, secondo me, di grande impatto. Dietro c'è comunque la tracklist. E all'interno, scusate, c'è il gioco con, non c'è niente qui perché il libretto adesso è dietro addirittura tutto quanto. Poi c'è, vabbè, ci sono le pile per il controller, grazie che almeno ce le mettono, la chiavetta wireless, la cintura di sicurezza da attaccarsi alle spalle e poi alla chitarra perché sennò la sassi fuori dalla finestra. E ringrazio veramente Activision per avergliela messa, perché credetemi, io potrei lanciarla, spaccarla. E poi, ragazzi, come ultimo ma non ultimo, c'è la chitarra rossa, bellissima, devo dire, veramente veramente bella, molto semplice come la scatola, ma veramente secondo me molto fine. Come potete vedere, queste linee bianche sono veramente molto belle, e poi anche queste finiture in oro secondo me sono di grande impatto. Qua c'è la leva, le leve. E poi qua, questo qui è il nuovo controller, diciamo così, con questi nuovi sei tasti, questi sei pulsanti, che una volta, mi ricordo, dovevano essere per esempio blu, verdi, rosse, eccetera. E quindi io farei così.
Yeah, cazzo, una bestia, sono un fenomeno, sono già bravissimo, ragazzi. E niente, ragazzi, questo è quello che c'era all'interno della scatola. Io ho voluto fare questo unboxing perché, appunto, come ho detto all'inizio, secondo me è un passo importante per la mia esperienza di gioco. Non avendo mai, appunto, giocato a questo titolo, potrebbe essere veramente una svolta. Fatemi sapere, ragazzi, se voi avete acquistato questo titolo, è uscito relativamente da poco. Io fortunatamente ho trovato questa offerta, appunto, da 1 euro alla Games Week. Fatemi sapere anche se lo comprerete magari in un futuro, se voi siete appassionati di questa serie, magari consigliatemi anche qualche titolo da recuperare. Signori, questo unboxing finisce qui, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio per questo nuovo titolo che probabilmente vedrete anche sul mio canale. Fatemi, se come sempre, sapere la vostra, un mi piace, un commento, un consiglio, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Guarda che ci provo ancora. Il pannolone del nonno. Davvero?